Quest'anno il corso di ripetizione della compagnia 34 si è svolto dal 6 al 17 maggio. Durante il corso abbiamo cercato di allenare quella che è la condotta, di valutare la nostra prontezza di intervento, di effettuare istruzioni mirate e di fare lavori di pubblica utilità. I lavori di pubblica utilità sono stati svolti in 7 cantieri sparsi sul nostro territorio. La prima piazza di lavoro si trova a Cardada, Cimetta. Si trattava di terminare il percorso che dalla capanna arrivava giù alla prima abitazione, rifacendo dei gradini in legno e posizionandoli, quindi abbiamo utilizzato mezzi come il pacherino per scavare la via e posizionato bore di legno e scaline di legno per semplificare il passaggio. Piazza di lavoro 2, situata a Orselina, più precisamente al sentiero Cadibis. Si trattava di risistemare e rimettere in ordine un sentiero dove, un po' dovuto al maltempo, gli smottamenti avevano fatto cadere degli alberi sul percorso. I ragazzi hanno lavorato benissimo, hanno sistemato un cassone e deviato l'acqua irrigandola in maniera tale da lasciare comunque il sentiero pulito e permettere quindi un passaggio anche con la pulizia, chiaramente il taglio delle piante che hanno eseguito. Piazza di lavoro 3, a Locarno Monti, che da via Equo è un sentiero che scende fin giù all'acquedotto a Solduno. Anche qui si tratta di lavori di risistemazione del sentiero dovuti al tempo e al maltempo, necessitava di manutenzione. Sono stati rimessi a posto gli scalini all'inizio del sentiero e il corrimano, che erano logori dal tempo e si erano dissestati, fin giù a venire nella tratta finale, dove anche lì è stato posato un nuovo corrimano completamente, quindi eliminando quello vecchio esistente e aggiungendo anche una parte che non era più esistente in un punto dove era comunque pericoloso per il passaggio. E ci tengo a ringraziare ancora tutti i militi per l'impegno profuso, dato che comunque il tempo non era dalla nostra. Ci troviamo nel comune di Arcegno, per la precisione nella zona del Riale Brima, dove i militi hanno dovuto innanzitutto smantellare un vecchio ponte pericolante e creare da zero innanzitutto i 3 basamenti in sassi e cemento e un ponte in 2 sezioni di 10 e 8 metri con assitto in legno e con rimano. La settimana è stata caratterizzata purtroppo dal maltempo, ma ciononostante i militi sono stati molto bravi. Ci troviamo nel comune di Avegno Bordeglio, per la precisione sul sentiero Cortascia, dove i militi hanno dovuto realizzare 2 cassoni di contenimento, uno più grande e uno più piccolo, per un crollo del sentiero, che in seguito verrà riempito di materiale. Inoltre sono state piazzate delle tubature per canalizzare il riale ed evitare che l'acqua eroda nuovamente la parte di sentiero. Il medesimo lavoro è stato eseguito a poche centinaia di metri di distanza, per la precisione sul sentiero Fletch, dove c'è stato un crollo di un sentiero. I militi hanno realizzato un cassone di contenimento riempito di materiale e ripristinato il camminamento. Ci troviamo nel comune di Centovalli, per la precisione sul sentiero Palagnedra-Moneto, dove i militi hanno dovuto realizzare innanzitutto un cassone di contenimento per un pezzo di sentiero crollato, dove successivamente ci sarà un allargamento del camminamento. Inoltre hanno realizzato una scalinata di circa 30 metri ed in seguito la pulizia del sentiero di circa 200 metri, con anche qui la realizzazione di alcuni cassoni di contenimento. Sono state svolte anche varie istruzioni, quali l'istruzione terra, l'istruzione video e foto, l'istruzione BLS DAI, l'istruzione conducenti ed altre istruzioni ancora. Ci tengo a ringraziare in particolar modo le varie sezioni, dall'aiuto alla condotta, che
che ha pianificato ed organizzato benissimo tutta la settimana, ai trasporti che hanno lavorato in modo eccellente, alla cucina che ci ha fatto trovare sempre dei buoni pasti, i furieri sempre presenti, sempre attivi, i sorveglianti materiali che hanno preparato il materiale per tutti quanti ed il salvataggio che, nonostante le condizioni meteo, ha continuato a lavorare imperterrito. Forza ragazzi, all'anno prossimo!